Buon salve a tutti! Io sono Mavis e questo è il mio mondo. Oggi vorrei portarvi subito a scoprire una nuova rubrica che ho intenzione di portare avanti una volta a settimana sul canale e in concomitanza con il mio profilo Instagram. Se non mi seguite, vi lascio il link qui sotto. Graphic Novel for the Week nasce con l'intento di proporvi una volta a settimana un fumetto per condividere con voi spunti di lettura, riflessioni, impressioni, tutto quello che c'è da sapere, almeno dal mio punto di vista, riguardo un fumetto che mi è particolarmente piaciuto. Iniziamo quindi subito parlandovi del fumetto di questa settimana, una graphic novel che mi è piaciuta tantissimo e che mi sta molto a cuore. Sto parlando dell'Approdo di Shaun Tan, edito da Tunhué al prezzo di 24,90 euro. Se si può definire un graphic novel, forse sì, forse no. Io lo definirei più un diario di viaggio. Un diario di viaggio inusuale. Infatti, le immagini a matita è come se si reinventassero diventando delle fotografie d'epoca, delle fotografie d'epoca però non del tutto usuali. Infatti, questo fumetto è caratterizzato da un tratto prettamente surreale, onirico. I paesaggi ricreati sono proprio caratterizzati da un surrealismo sia visivo che contenutistico. Ma partiamo dal principio. L'approdo si configura quindi come un repertorio di viaggio esclusivamente visivo. Infatti non ci sono dialoghi, sono solamente immagini e appunto la parte dialogica, la parte dialogata è affidata alla nostra immaginazione, ma soprattutto alla potenza delle immagini. L'approdo è un diario di viaggio, racconta la storia di un uomo che lascia la moglie e la figlia per imbarcarsi su una grande nave che lo porterà ad intraprendere una nuova vita, a cercare fortuna. Come gli emigrati europei dell'inizio del Novecento, si imbarcavano su grandi navi che li portavano, in America, in altri paesi per cercare fortuna, anche l'uomo si incammina verso questo viaggio, verso un futuro incerto e sconvolgente. Qui infatti troverà un mondo altro, un mondo fantastico, popolato da creature sconvolgenti, creature fiabesche, da strutture futuristiche che ricordano quasi i film d'inizio Novecento, come Metropolis di Fritz Lang. Ma quello con cui si va a scontrare il contenuto del fumetto e che si ritrova graficamente è una forte alienazione. Una forte alienazione che porta l'uomo abituato alla semplicità della sua vita iniziale a scontrarsi con un mondo altro, un mondo sconvolgente. La forte contrapposizione tra strutture macroscopiche e strutture microscopiche danno l'idea di questa forte alienazione. Ecco, in questo passaggio si ha un'idea molto molto forte della potenza visiva che rende questa forte contrapposizione. L'uomo è solo, gli mancano gli affetti familiari, gli manca la famiglia che ha abbandonato per cercare fortuna in questo nuovo mondo. Sono gli affetti familiari su cui si basa il filo conduttore di tutta la storia.
la sua vita si intreccia con quella degli altri personaggi che incontra durante il suo viaggio. Attraverso delle digressioni, il presente e il passato si mescolano a formare un turbinio di sensazioni e diventando qualcosa di migliore, qualcosa di sublime, grazie proprio all'intervento del protagonista. Il tratto poi è qualcosa di unico. Dei tratti a matita che diventano appunto seppia, che riescono a mescolare diversi stili, stili realistici con stili prettamente da fumetto. C'è una conseguenzialità, travalica il medium del fumetto per passare, diciamo, ad una sensazione quasi cinematografica. Utilizza delle tecniche che ricreano proprio una sensazione di vari spunti, un sapiente mescolamento che sicuramente identifica una personalità eclettica che conosce bene diversi mezzi di comunicazione. Come dicevo, secondo me questo romanzo grafico, questo diario di viaggio è di una potenza visiva sconvolgente. Le foto sono disposte in modo da dare un'idea di movimento e questa è una cosa veramente inusuale nei fumetti che conosciamo. Certo, le vignette sono disposte a dare una conseguenzialità al movimento, all'immagine, all'impianto diegetico, ma qui parliamo di singoli frame che ricreano proprio una conseguenzialità cinematografica e appunto è un intervento innovativo, una conseguenzialità come se fosse un documentario di viaggio, un documentario incentrato però più sull'impianto onirico, sull'impianto fiabesco e surreale. Questo lo porta ad avvicinarsi anche alle avanguardie storiche proprie dell'inizio del Novecento. Che diciamo viene ricreato in questo fumetto attraverso le fotografie d'epoca. E questo identifica ancora di più, potenzia ancora di più quello che è il filo conduttore del fumetto. È questo quello che porta l'autore ad improntare tutta la narrazione e il filo conduttore, appunto, gli affetti familiari si ritrovano soprattutto nel finale, che secondo me è qualcosa di veramente toccante, di veramente commovente, manifestando che la famiglia, l'amore sopravvivono anche alla lontananza, al viaggio, alla guerra, alle difficoltà economiche. L'approdo è una fiaba antica che può diventare veramente qualcosa di moderno, una fiaba antica che può essere attualizzata e che deve essere concettualizzata anche al periodo che stiamo vivendo in questi giorni. Bene. Queste erano le mie impressioni su un fumetto che vi consiglio veramente tantissimo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito ad iscrivervi al mio canale se vi va e a seguirmi su Instagram. Vi lascio sempre il link qui sotto. E spero soprattutto che questo format vi sia piaciuto. Spero di riuscire una volta a settimana a portarlo avanti. Io vi mando un grande saluto e un grande abbraccio. Ciao!